Sono risolvibili. Buongiorno. Rosci. Due rosce alla riscossa. Non so che dire in questo vlog, però mi avete chiesto di farlo. Sto andando. Sì, a Radio Radio. Voi mi avrete già visto. Comunque, se non mi avete visto, vi metto qua sotto dove vedermi. Lei è Elisabetta, la mia famosa, amica fotografa. Insomma. Famosa roscia. Sì, gli ho rubato il colore. L'ho proprio assunta come fotografa. E mi accompagna oggi. Grazie. Questo è il mio trucco. Per ora, fino a qui. Poi dopo. Questi sono i miei capelli che qua sono venuti sono belli, bellissimi, qua guardate. Sono venuti male e infatti io verrò ripresa ovviamente da qua. Fa un caldo della miseria, per fortuna, perché almeno sì, non moriamo di freddo. Dopo andremo a Porta di Roma. Quindi questo vlog poi prosegue. Non vedrete l'intervista perché ovviamente è sul canale YouTube di Talimo. Disnesto. Votate. Anche se comunque il treno è vuoto, empty, perché siamo al capo. Sono in ansia perché ovviamente non so di cosa si parlerà. Spero che le domande siano prefatte da loro. No, ma infatti è che mi hanno dato il numero di telefono. Ah, okay. Che io ho dato sulle storie, non so se No. Dove loro possono, no, dove voi potete farmi le domande. Ho messo tra parentesi sensate, perché ovviamente se no cioè, non le leggiamo se non sono sensate. No, esattamente quando faccio le dirette. No, ma quando fai le dirette almeno un po' di vabbè, di, lì mi sfogo. Di humor c'è stato, ieri sera è stato epico. Sì, il fatto è che sono le 11 meno 20, le 10 e mezza. Ok, bene, siamo con 2 ore di anticipo. Sì, beh, abbiamo un'oretta di treno. No, 40 minuti. No, 40 minuti. 40 minuti da dove abito io. Metti. Allora, ennesimo pezzo dove siamo inquadrate io e ta-dam! Sei uscita con Alberto Angela dalle colonne. Salve. E Radio Radio dove è? Dove l'hai letto? Eccolo là. Lì. Stiamo aspettando però prima di citofonare una nostra ragazza. Nostra parrucchiere conosce Alberto Angela. Ah, ok. c'è un'ape intorno a noi. Ha paura. Ok. Ok. E stiamo aspettando la ragazza che appunto ci porta poi dentro. Yes. Perché non sappiamo dove dirigerci. No, anche perché c'è una cosa molto buffa che c'è tipo il cancello, però in realtà c'è il cancello aperto. Allora, guardate. C'è il cancelletto che è questo, no? Col okay. Citofono, okay. Ma però passi di qua, qua è, tutto, è tutto aperto, cioè voglio dire, cioè di qua io non ho parole, va bene. Okay. Ragazzi, siamo qua, siamo Radio bravi. Radio e quindi ora vai. Suoniamo. No. Ma che devo dire quando... Ah. Ok, perfetto. Salve. Wow. Oh, beh, dopo una bella foto lì ci sta, sì, per forza. Anche con tutto. Sì. Dopo book fotografico, esatto. Adesso loro stanno in diretta. Sono in diretta? Sì. Wow, che figo. Noi saremo qua? No, sì, voi andate nel sotto. Io sarò lì. Qua è la regia. Regia video. Che bello. Bellissimo, è la mia prima volta in radio. Lo so, cioè questo sta andando in onda adesso? Sì. Wow. Scarico, cioè io dopo sarò al posto di queste signore qua, esatto. A destra? Bene. Quindi ti avvicinerai molto alla scrivania. Bene, fantastico, sarà il primo piano, mi devo aggiustare questo lato qua. Sì, assolutamente. Allora, cambio di praticamente tutto, perché ho sciolto i capelli e li faccio... Cioè, li ho... Sono entrata nello specchio. li ho lasciati mossi e poi ho scoperto che mi riprenderanno, come vi ho detto prima, cioè non è che l'ho scoperto. Ho avuto la conferma che mi riprenderanno da questo lato, che ovviamente non è il mio lato migliore, ma... Quindi, cioè, ho fatto in modo di essere più aggiustata di qua. Ho messo il Ruby Woo alla fine, quindi... Adesso manca pochissimo e andiamo in onda. Io ho l'ansia proprio, non so, andrà tutto bene, sì. Lo scopriremo fra poco. Ho provato a farmi le foto, ma no, è molto agitata oggi. No, cioè sì, gli ho bocciato tutte le foto. Sapete che lei mi fa foto che piacciono, mi piacciono tutte, insomma. Non so neanche parlare adesso. È buonissimo, scusate. Ragazzi, fra poco tocca a me. Mancano 9 minuti. La trasmissione è finita. Hanno mandato la pubblicità adesso.
500 euro. Digli come sto? È agitatissimo. Nel panico più totale. Perché già il saluto l'ha fatta la grande. Che ti sei perso? Io non so. Scusate se farò strafalcioni, quindi scusate in anticipo. Sono tutta chiazzata, ragazzi. Cosa? Dico, c'è Gianluca, non so se mi spiega meglio, ma non è un problema. Lo speaker, fai un saluto. Ciao, ciao ragazzi, ecco. Da sold out. Vedi, questa lavora dietro le quinte, cioè io non ho un pubblico adesso. Non. Ah, è un blog. Ecco, esatto, questo è un blog. È un blog che e sta niente. Per terminare, tutto perché calma. Stiamo per andare in onda. Sì. Radio, radio, radio. Benvenuto all'ospite di oggi. Allora, signore e signori, ecco noi a Sold Out Cristina Spagnuolo, che molti di voi conosceranno meglio col nome di Capalicious. Siamo in una delle pubblicità ed è partito il pezzo che ho dedicato a Massi, cioè è partita la nostra canzone e lui non lo sa. Cari amici, la trasmissione è finita. Sono stata molto molto bene, non pensavo, mi sono sciolta subito dopo. E avete visto prima come stavo? Ero tutta chiazzata qua, lo ripeto. Comunque, mi sono legata i capelli perché fa super caldo. E siamo a Porta di Roma. Tu dici, te sei svegliata alle 7:30, vai a casa a riposare. No, noi andiamo a Porta di Roma. Quindi venite con noi. Sì, andiamo a Porta di Roma. E dobbiamo mangiare. Sì. Perché sono le 2:10. Abbiamo una fame da luna. Esatto, l'idea di iniziare la trasmissione a luna era ottima. Che poi inizialmente volevo andare a mangiare al sushi. Che però mi sembra che qui non ci sia. C'è solo il salmone all'IKEA che abbiamo sorpassato prima. No, ci c'entriamo però adesso, perché sta qui sotto IKEA. Aspetti se vedi la cosa. Cosa? C'è IKEA qua a fianco. Sì, sta qua sotto. Devi scendere solo le scale e andiamo a spendere tutti i soldi sì, che non abbiamo. Esatto. Perché io non ho un vero lavoro come avete detto esatto. In radio. Beh. Praticamente non indovinate dove siamo. Aiuto. Ikea, attenzione. Attenzione. Mio cognato e il mio ragazzo saranno molto felici di non essere qua. Io no. Perché non vogliono mai venire qua quando io e mia cognata diciamo andiamo da Ikea. Ecco, però andiamo a mangiare. Non so se comprerò qualcosa. Io non sì. Lo so. Io sì. Allora me sa pure io. Io sicuramente. Me sa pure io. Io cuscini. E come li porti a casa? Non me ne frega niente, tanto sono rotolato. Allora io non so come funzioni qui il percorso. Se io ti seguo, oltre che su Instagram pure qua, facciamo tutto questo iter incredibile. E mo? E mo prendiamo il vassoio, poi ci scendiamo i cibi. Wow! Quella che cos'è? Si sente già odore tra le altre cose. Un marzapane. Tra le altre cose sento già odore di salmone, sai? Non vorrei dire. Sì, infatti c'è lì tipo l'insalata col salmone da qualche parte. Bene, bene. Io devo abbiamo già preso tutto. Molto salutare, devo dire. Le patatine fritte sono per lei, però ovviamente ho preso anche il tiramisù. Adesso a cosa tocca? Adesso acqua e bicchieri e se vuoi salse o... L'acqua l'ho presa prima in radio, però... Io la prendo. Io ho preso tortino di verdure, salmone cotto con purè, naturalmente, e tiramisù, mentre... Elisabetta, codesta persona, ha preso il tortino, stesso salmone cotto con le patatine fritte. Cioè, chi viene a comprare roba da Ikea, chi viene a mangiare come me, come perché noi. Non compreremo roba. Perché non compreremo roba, no? Mangiamo con Cri, nuovo format. Sì. Che poi in realtà è il mukbang. Caspita. Buono, con la pancia piena vi dico che se vi siete persi la diretta su Radio Radio potete rivedere tutta la puntata. Non so se è tutta la puntata o solo la mia... Tutta la puntata. Sì, credo... Sì, tutta la che... di puntata. Esatto. Sul canale YouTube di Radio Radio che poi vi metterò qua sotto, quindi mi raccomando. Guardate, io non so cosa prendere. Tutto. Sì, ci sono talmente tante... Vedi, ci sono tutti i tovaglioli per quando farai tutti i cibi di tutti i colori. Esatto! Esatto, è vero. Mi sto organizzando, ragazzi. Questo è il mio, quello dietro, il mio tavolino da letto, che è molto utile se serve. Sì. No, guarda, io dormo solo. Ecco, a me servirebbe, adesso che non sono questi, però è totalmente un'altra cosa. Sia le tovagliette per il tavolo. Ecco, mostrare, dimostrazione pratica. Sia il piatto, eccolo, il piatto girevole per la pizza, insomma. Perché è questo qua? Sì. Scusate. Allora, io volevo dire, vi immaginate se uno intruppasse qui? Io intrupperei qua. Che casino. Tu rideresti, immagino. Cari amici, ecco una cappa. Eccone un'altra. Eccone un'altra. Oh, guardate, tre cappe insieme.
e tre Elisabetta insieme, siamo triple amici. Io impazzisco comunque per gli specchi, ma io ragazzi non capisco gli specchi con i ghirigori e i disegni sopra. Sì, ma lo specchio è fatto per specchiarsi, non per vedere la pianta e intravederti tu dietro, capisci? Ditemi come la pensate. Comunque qui abbiamo già preso... Io ho fatto danno. Sì, lei 60 euro di copri piumino e federe. Sì, vabbè, scusate, quando vedo i fiori non è colpa mia. Ma guardate che meraviglia. Non è pubblicizzata comunque questa cosa. È veramente bellissimo questo. Ero tentata a prenderlo, però no. Non sono convinta, amici. Allora, io l'altro giorno, per il video, dovevo venire qui. Cioè, guardate, c'è anche un profumo incredibile di fragola, ragazzi. Cioè, io non ho parole. Tutto completamente rosa, vabbè, con sfumature di rosso, ovviamente. Che profumo, ragazzi. Ragazzi, abbiamo fatto casino. Abbiamo fatto danni. Fa vedere la busta. Questo è il danno grande. Questa roba qui. Poi vi farò vedere se ci arrivo. Mettiamo questa storia, magari, chissà. Sì. Se ci arrivo stasera vi faccio vedere quello che ho comprato. No, io sto morendo di mal di testa. Qui i danni continuano ad aumentare. I danni sono tutti fiorellosi, cioè tra la gonna che vola via. Allora, abbiamo preso, come avete visto, il copriletto, cioè, quello di prima, sì, l'hanno visto prima. Lei ha comprato due, esatto. Cioè. Io poi vi farò vedere tutti i miei acquisti in un video separato, quindi trattenete la vostra curiosità, perché adesso dobbiamo andare. Io vi so. Tu sai tutto. Adesso dobbiamo andare da Stradivarius e Pull&Bear, Bershka e Disney Store. No, Pull&Bear non mi piace. Andiamo pure da Pull&Bear. Lo sapevo che non ti piaceva perché c'è rimentata, lo sapevo. Io voglio andare da Bershka e Stradivarius. Poi, Tally Whale se c'è. Disney Store. Tally Whale c'è. Lo sai che c'è? So che c'è Jennifer, ma non so se c'è Tally Whale. È amica tua? Siamo al Disney Store e volevo farvi vedere una cosa. Lasciamo spazio. Sì, poi vedrete. È bellissimo qua. Sì, lo so, già c'ero stata. Però più, guardate che roba. Se farò una figlia femmina. Cara figlia femmina, preparati. Se non sono incinta, non fate queste supposizioni che non esistono per ora. Dobbiamo arrivare a Piramide. Ragazzi, finalmente alle 8:05 siamo tornati, cioè sono tornata, sì, ad Ostia. Elisabetta è già andata a casa e io appunto tutta questa roba qui che vedrete nel video haul di domenica, probabilmente. Haul, sì. Quindi tutto. No, H-A-U-L, haul, acquisti, shopping, insomma. E aiuto, scusate, ma qua le strade sono totalmente diverse da quelle di Roma, non traballa nulla. A Roma qua sì. Comunque adesso vado a casa, questo è l'outro perché ho i piedi a pezzi, ho anche un leggero mal di testa, ma comunque ho proprio bisogno di stendermi. Comunque grazie a tutti quelli che mi hanno visto in diretta oggi, che è 24, sicuramente non metteranno nulla su YouTube riguardo la puntata di oggi. Domani è festa, quindi appena comunque la puntata o il mio spezzone sarà sul canale di Radio Radio su YouTube, ve lo dirò tramite le storie e quindi rimanete connessi sul mio Instagram. Basta, questo vlog è finito. Vi aspetto nei prossimi video e ci vediamo presto.